Ciao ciclista, oggi voglio farti questa domanda. Esiste un metodo per calcolare il valore di una bici usata? Ciao, sono Daniele Muflone e ho un negozio di biciclette. Negli anni mi è capitato che quando mi portavano in negozio una bici da valutare, per acquistarne una nuova andavo in crisi, perché non sapevo quanto poteva valere. Allora facevo delle fotografie alla bicicletta usata e la spedivo ai rivenditori autorizzati di quel marchio, in modo che mi potessero dare una mano a dare un valore ben preciso alla bicicletta che io dovevo ritirare. Anche perché sei sicuro che dando indietro una bicicletta usata per farne una nuova, il negoziante ti dia il valore giusto sulla bici usata? Negli anni ho iniziato a segnare tutte queste informazioni, quindi anno della bicicletta, il valore che riusciva a darmi il negoziante, e ad oggi sono riuscito a calcolare, grazie a questi dati, una formula ben precisa che ti permetterà di valutare una bici usata. Dietro di me, come avrai ben visto, c'è già uno schema predisposto per calcolare il valore della bicicletta, ma anche prima di iniziare a fare il calcolo voglio precisare una cosa ben precisa: il valore affettivo di ogni bicicletta non ha un valore commerciale. Quindi, per prima cosa andiamo a togliere questo valore affettivo. La cosa più semplice per dare anche valore ad una bicicletta è quella di cercarla online, nei siti più comuni, ma spesso e volentieri capita che le stesse biciclette di altre persone, uguali alla tua, hanno dei prezzi esagerati fuori dal mercato, e vedrai che tra qualche mese, tra qualche anno, non saranno mai ancora vendute. Detto questo, iniziamo subito a vedere come si può calcolare il valore di una bicicletta usata grazie allo schema che in questi anni ho creato. Come esempio, inizio innanzitutto a prendere una bicicletta che di listino ha un valore di 2.000 euro, quindi scrivo 2.000 euro che è il prezzo di listino della bicicletta nuova. Una volta scritto il prezzo di listino della bicicletta, andiamo a mettere anche gli anni. Facciamo l'esempio: oggi siamo nel 2019, quindi scriviamo 19, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Questi sono gli anni. Perché sono arrivato al 2025? Perché poi il prezzo si ferma. Ora iniziamo veramente a vedere il valore della bicicletta usata, anno per anno. Il primo anno la bicicletta perde il 45% e ogni anno perde il 25%. Il 45% deve essere calcolato dal prezzo di listino. Poi dal risultato va sottratto meno il 25%, dal risultato meno il 25%, dal risultato meno il 25% e così via, per ben 6 volte. Poi, come ho detto prima, il prezzo si ferma. Sicuramente avrei spalancato gli occhi appena hai visto quel 45%, perché avrei detto: cavolo, la mia bicicletta non vale niente. È qui che ti sbagli. 2000 meno 45% fa 1100 euro. Però c'è anche da dire che tu la bicicletta non l'avrai mai pagata il prezzo di listino, perché tanto vuoi non vuoi il negoziante un minimo 10%, ma anche delle volte un 15%, riesce comunque sia a farlo. Quindi la domanda viene spontanea: preferisci acquistare una bicicletta usata di un anno a 1100 euro, che non sai di chi è, come l'ha tenuta, se gli ha fatto manutenzione, quando era ora, o preferisci acquistare una bicicletta a 2000 euro con sconto intorno alle 1800 euro? Beh, io sono sicuro che all'80% acquisterai la bicicletta nuova. Primo, perché avrai tutte le garanzie possibili che le case produttrici ti danno, e in più anche perché hai una bici nuova. Dammi un istante che ora completerò tutta la tabella. Ci sono anche alcuni casi particolari che dovranno essere visti ogni volta che capitano. Ad esempio, metti il caso che una persona acquista una bicicletta nuova e dopo 2-3 mesi si accorge che non ci può andare per vari motivi personali o che ha qualche problema. Quindi la bicicletta non gli va bene, la deve ridare indietro o la vuole anche vendere. Quella bici lì perderà un valore del 30% i primi 3 mesi. Sempre il calcolo va fatto dal prezzo di listino. Poi ci sono anche le biciclette test che vengono vendute dopo un anno,
con garanzia dal momento dell'acquisto, e anche in questo caso la tabella non può essere presa in considerazione. Un altro caso è quando si ritira una bicicletta con componenti diversi dall'originale, allora anche lì bisogna andare a vedere i vari componenti e fare insieme la valutazione della bici usata. Poi c'è il caso del telaio cambiato in garanzia. Quando un telaio viene cambiato in garanzia, il valore della bicicletta parte sempre dal primo telaio. Quindi se la bicicletta era di 3 anni, poi si rompe il telaio e te lo danno in garanzia, il valore è sempre dei 3 anni che è stata acquistata. Questo perché i componenti che tu hai su quella bicicletta sono vecchi di 3 anni. Detto anche i casi particolari, questo è l'unico metodo che ti permette di calcolare il valore di una bicicletta usata. Grazie agli anni e a tutte le informazioni che ho scritto, sono riuscito a trovare questo sistema. Quindi ricordatelo bene, dal prezzo di listino e non da quello che tu paghi, ma dal prezzo di listino, il primo anno meno il 45%, poi meno il 25%, meno il 25%, meno il 25%, meno il 25% per 6 anni. Quel dato lì è il valore della bicicletta usata, tua, che dovrai andare a vendere o che dovrai acquistare. Prima di salutarti, non dimenticarti di cliccare qui sotto su iscriviti al nostro canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!